Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi sono qui insieme alla mia ragazza Michelle che mi ha fatto il Ciao grande ragazzi. regalo di essere presente, forse per la seconda volta, ad uno dei miei video. In questo video voglio mettere alla prova le sue conoscenze in ambito motoristico, ovviamente, e spero che tutto l'insegnamento che gli ho fatto in questi anni sia servito qualcosa, quindi gli farò una serie di 15 domande meccaniche in questo caso. Vediamo che cosa è rimasto di tutto quello che ho cercato di insegnargli. Quindi cominciamo Vedremo. subito. Allora, iniziamo subito con questa foto che vedete. Secondo te è una frizione, un mozzo per volante, una ventola del radiatore o un disco del freno? Una frizione. Ok, questa prima domanda la sapevo perché l'aveva vista Perché prima, quindi questa non gliela diamo buona, ne faremo la sai? Vabbè, una 14. frizione. Ok, questa seconda foto vi garantisco non l'ha vista prima, No. quindi iniziamo a giocare seriamente. Allora, si tratta di cuscinetti a pressione, magnetizzatori, pesi per le ruote e pastiglie dei freni. Allora, ho già visto tu che facevi, Hai che visto i miei tutorial? utilizzavi, sì, e Brava. io direi le pastiglie dei freni. Pastiglie dei freni, ok, giusto, brava. Yeah! Però ho giocato in vantaggio, ho fatto i video. Però li so. Terza foto, sono candelette, tappi per il carburante, connettori, non so di quale tipo, o candele di accensione. Allora, tappi per il carburante, penso di no. Connettori, penso di no. Allora, io opterei per le candele di accensione. Candele di accensione, Candele giusto? davvero? Sì. Le candelette si usano sui motori diesel, le candele di accensione, che sono queste, si usano invece sui motori Ok, ma benzina. sono uguali? No, No? per niente. Allora sono stata brava. Quarta foto, cosa molto importante, che va cambiata in tutti i motori dopo un tot di chilometri. E serve a mantenere un qualcosa pulito. Sono batterie, filtri dell'olio, tappi di sughero, non so per quale motivo, o sospensioni. Allora, hai detto che bisogna Tappi di cambiare? sughero, Hai detto che bisogna cambiare? eh? Bisogna cambiare, sì, bisogna cambiarli Con una certa abitualmente dopo tot frequenza? chilometri, sì. Piccolo indizio, Ok. devo dargli gli indizi perché sennò, Certo. credetemi, è Allora, iniziamo a grave la dire quello che non situazione. è. Tappi di zucchero. Di Zucchero, sì. sughero Sughero. non lo è. Quindi rimane i filtri dell'olio e le sospensioni. Sono le sospensioni. In che senso le sospensioni? Allora, partiamo da. Tornando indietro, cos'è una sospensione? La sospensione si schiaccia, no? Filtri Filtri dell'olio. dell'olio. Ecco, con questa quinta foto entriamo in qualcosa di più pericoloso, Non ho la di più compagna difficile. idea di cos'è. Allora, è l'OM, il PAS, l'ABS o l'MPV? È un MPV. Sbagliato. Sì, eh? È l'ABS, è la centralina che controlla Hai l'ABS. detto che non sapevi cosa fosse Cos'è l'ABS. l'ABS? È la centralina che controlla No, l'ABS. con la sesta foto rientriamo un po' in casa perché gliel'ho cambiata davanti a lei, quindi spero che ciò sia rimasto impresso Questa nella lo sua so cos'è. memoria. Pila combustibile, No? batteria dell'auto, vorrei sapere se Sì? era una pila combustibile. Aria condizionata, No? generatore di luce. Batteria Ok, batteria dell'auto. dell'auto, questa era semplice. Ok. Ecco che qua entriamo invece con qualcosa di più interessante. La foto che vedi sono anelli di guarnizione, filtri dell'aria, spugne d'acqua o un ciclone che
non so cosa dire. Sei avvantaggiata perché l'hai visti l'altro giorno in una foto, quindi... Davvero? Sì. Filtro dell'aria, allora. Brava! Perché qua sembrano più piccoli, per questo che non so. Sì. Però io lo so. Oh, allora, qui siamo all'ottava domanda e sicuramente io credo che la sbaglierà. Vediamo se mi riuscirà a sorprendere. È un albero a canne, una cremagliera, un'asta di combustibile, una leva del cambio. Sparo? La sì, prima che vedi. Penso che tu lo sappia questa. Asta di combustibile. Che cos'è, scusa? Non lo so, cioè è come se... No, è un albero a canne che è quello che gira e fa andare su e giù i pistoni. Vai, alla prossima. Siamo quindi alla nona domanda. Quella che vedete in foto, quella che tu vedi, che? È un pistone, una cinghia di distribuzione o un pignone? In questo caso, la dammi foto un che vedi può includere sia una risposta che un'altra. Allora, se tu dici che può essere sia una sia l'altra, quindi io direi cinghia o cinghia di distribuzione. Ok. Cinghia in generale. Cinghia, io rispondo, Cinghia di distribuzione, o meglio in questo caso catena di distribuzione. Perché solitamente le macchine hanno la cinghia di distribuzione in gomma e tessuto. Ok, sì. Ci sono macchine invece, pochissime ormai, che hanno invece ancora la catena al posto della cinghia. Mm. Ok. E la mia? La tua non ha né la catena né la cinghia. No, sono serio. È uno di quei motori senza l'uno né l'altro. Accia. Domanda numero 10. Quello che vedi in foto, questa è una cosa... difficilina. È una pompa di benzina, una sospensione posteriore, un deflettore o una cremagliera? Quindi io resterei con il deflettore e la cremagliera. Quindi qual è la tua risposta? La mia risposta è io direi deflettore. Deflettore, sai cos'è il deflettore? No. Ok, ottimo. Cremagliera. Nel dettaglio questa, vederla così, mi sembra tanto un'idroguida. Dentro c'è un passaggio di olio che permette di sterzare e avere il servosterzo. Mettiamola giù così. Ok. Molto grandi linee. Ok, allora qui qualcosa di più semplice. La foto che vedi è una scatola dei fusibili, un riduttore, cassetto porta oggetti. Allora, ti dico allora, che... Allora, riduttore no. Riduttore no. Cassetto portoggetti no. Quindi rimango con scatola di alimentazione e scatola dei fusibili. Potrebbe essere tutte e due. Ah. Ma ha un nome preciso, ok? Si trova sia nel vano motore... sotto il cofano, okay. Sia all'interno dell'abitacolo, solitamente sotto il volante. Allora io direi scatola di alimentazione. No. No. Scatola dei fusibili, fusibili perché si fondono. Allora, quelle che vedi in foto sono dei limitatori di giri, dei regolatori. L'ho già visto. Del freno, okay. Delle pinze freno o del liquido freno del liquido freno. Non credo. Ma non lo puoi dire tu, scusa, no, lo devo dire io. È la pinza che... freno, perché l'ho già visto. Pinza freno, giusto. Allora, quello che vedi in foto è un filtro del carburante, un serbatoio del carburante, un serbatoio dell'aria. Non so come l'abbiano pensata, o un dislocatore. Ok, dislocatore no, perché stai ridendo. Okay. Serbatoio dell'aria, no? No, è un filtro del carburante. Filtro del carburante, giusto, perché... Non è un serbatoio del carburante, no, perché non c'ha quella... No, perché è troppo piccolo. Sì, a parte questo, però non ha questa parte qua all'esterno. No, esatto, ecco. Esatto. Hai visto? Però è troppo piccolo. A parte questo, però, anche il mio... Quattordicesima e penultima domanda... Quello che vedi in foto, la foto che vedi, è un motore
con una molla dentro, un motore a molla, oppure... Io questa la so, mi sa. Una sospensione o un pistone posteriore? Pistone posteriore. Ma io stavo per dire pistone posteriore. Ecco, posto. Però una sospensione, allora. Sospensione, giusto. Giusto. C'è nello specifico anteriore, perché questo qui che vedi è un tirante di sterzo. Ok. E serve a girare le ruote. Ultimissima domanda, siamo arrivati quasi alla fine. Sta andando bene, ragazzi, dai, più o meno. Diciamo che la fortuna è tanta. Quello che vedi in foto è una pompa dell'olio, un alternatore, un router. Ma non puoi ridere, scusa, mi fai capire tutto. No, un router nel caso avessi bisogno del wifi in macchina, può servire. O una batteria. Allora, batteria no, router no. Sono un po' in dubbio, perché per c'è questa domanda... cosa, c'è questa parte qui che può esserci dell'olio parte... all'interno, no? Non è quello parte... che tiri tu fuori. Sì. Sì, ma non è, non c'entra niente con l'immagine, con quello che è poi la risposta. Quindi è un alternatore. Un alternatore. Per quest'ultima domanda però vi chiederò anche che cosa fa. E non potrò dartela giusta se non mi dici che cosa fa. Ma dai! Sì, sì, mi spiace. Dico cosa che è fa? Collegato alla batteria. Quindi mette in marcia l'auto. Sì, esatto. No. No. L'alternatore ricarica la batteria. Ah, quindi ok. Quindi quando quella cinghia gira, sì, mentre gira il motore, ricarica la batteria. Per quello che la batteria rimane sempre carica. Se l'alternatore non funziona, la batteria non si carica, la volta dopo il motore non parte. Ok, dai. Vediamo i risultati. Ti ricordo che dobbiamo toglierne due. Quindi risultato finale 10 su 15. 5 sbagliate. 66% giuste. Dai. Ok. Sì, può essere abbastanza fattibile, togliamone qualcun'altra per la fortuna. Ma no, non è vero. O per le domande assurde, però diciamo che posso essere contento, dai, bene o male. Sono una brava automobilista. Più o meno, sì. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho voluto fare qualcosa di diverso, appunto. Fatemi sapere nei commenti se volete altri video insieme di questo tipo. Lasciate sempre un pollicione in su al video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook per non perdervi i prossimi video. E da me e Michelle, ciao a tutti. Ciao. Questo no, tagliamo.